Novena in onore del Cristo, Roma Santo Roma e Regista. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santo Re, Santo e Vita, che Dio soffre amore. Oh, yeah.
Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per quell'anno che passasti solitario in pace e calma, e del frutto di cibasti conferiva a te una palma. Preda a Dio che per clemenza anche Dio la provvidenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie, Signore.
quando godo il paradiso. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma aiutaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dio, che per i meriti del glorioso Anacoreto Onofrio ti benigni liberare
noi fedeli servi, che oggi imploriamo il suo aiuto, di essere liberati dalle gambe del peccato e di pesi negli estremi stati della nostra vita dal nemico maligno. Amen. Peace.
Signore nostro Dio. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. Egli è santo. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocavano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Parlava loro da una colonna di nubi, custodivano i suoi insegnamenti e il precetto che aveva loro dato. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Signore nostro Dio, tu li esaudivi, eri per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti alla sua santa montagna, perché santo è il Signore nostro Dio. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Iniziamo questi santi giorni in preparazione alla festa del nostro patrono, la festa liturgica, che il 12 giugno, ecco, ci raduna nel ricordare il Beato Transito, la sua santa morte e la sua glorificazione in paradiso. Il Signore in questi giorni ci mette dinanzi San Donofrio proprio perché ciascuno di noi guardandolo, imitandolo anche attraverso i canti, attraverso la novena, che non sono altro che alcuni episodi della sua vita, ecco, possiamo riflettere su ciò che significa il nostro amore verso Dio, il nostro amore verso il nostro santo patrono. E le parole del Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci danno un po' una linea guida di come ha vissuto la sua vita nel deserto. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento alla legge. Onofrio decide di ritirarsi nel deserto proprio per dare questa piena adesione alla volontà di Dio nella sua vita, proprio per dare questa piena adesione a quello che è il progetto di santità che Dio aveva riservato per lui. Ed è proprio per questo motivo che Sant'Onofrio, a distanza di secoli, viene ancora celebrato in diverse parti del mondo, proprio perché ha dato compimento
aggiustare la parola di Dio, ecco, così come ci viene più comoda, ma invece no, la parola di Dio, il Vangelo, va accolta in pienezza, e anche quando ci viene un pochino più pesante digerirla, perché forse è più capiente, perché forse, ecco, ci dice alcune cose da fare e altre da non fare, ecco, proprio in quel momento siamo chiamati, come San Donofrio, a dare compimento alla parola. La Vergine Santa, quando ha detto il suo sì al Signore, non ha fatto altro che quel sì sconvolgere completamente la sua vita. Donofrio stava bene, aveva il suo benessere anche a livello economico, a livello di beni, e dire quel sì al Signore gli ha completamente sconvolto la vita. E tante volte diciamo anche noi, dire il nostro sì al Signore nella quotidianità, spesso ci sconvolge la vita, però noi non ci dobbiamo scandalizzare, né dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo, come San Donofrio, prima di lui, come la Vergine Santa, ecco, confidare completamente nel Signore, proprio per dare compimento alla volontà di Dio. E se noi diamo compimento alla volontà di Dio, il Signore stesso ci ha assicurato che non ci lascia soli, anche nelle tribolazioni, nei momenti di travaglio interiore o esteriore, con chi ci sta accanto. E che il Signore non ci abbandona, non ci lascia soli, ma ci dà quella forza necessaria perché possiamo affrontare le situazioni di ogni giorno e possiamo realizzare, dare compimento al suo progetto di amore. Certamente San Donofrio, passando dalla vita della reggia alla vita del deserto, avrà sicuramente trovato tante difficoltà, avrà trovato tante situazioni che lo hanno portato probabilmente ogni tanto a pensare che non è che non ha fatto fare, però è rimasto fedele al progetto di Dio. Ecco, allora, che questi giorni di preparazione alla festa siano giorni che, al di là delle cose che possiamo o che non possiamo fare, ma lui c'è, la festa la celebriamo lo stesso, ecco, ci dia la consapevolezza, ecco, di dare la nostra piena adesione alla volontà di Dio, di dare questo pieno compimento. Gesù ci ha detto stasera che non passerà niente nel mondo se prima la parola di Dio non è compiuta. Ecco, la stessa cosa, noi non possiamo transitare nel mondo, non possiamo passare da questo mondo senza aver compiuto la volontà di Dio. Ecco, chiediamo a San Donofrio che ci aiuti a vivere in pienezza la volontà di Dio, se vogliamo dirci cristiani, se vogliamo dirci poi anche ai suoi devoti. Vogliamo compiere in pienezza quella volontà di Dio che ci permette di vivere santamente il Vangelo e anche, dicevo, di affrontare nella quotidianità quello che San Paolo chiama il buon combattimento della fede, che non è solo il combattimento della fede, ma anche il combattimento con le cose che ogni giorno siamo chiamati a fare, nella famiglia, nel lavoro e con la comunità di dove ci troviamo. Quel combattimento che ci deve vedere sempre presenti ma anche distanti. Il combattimento con cui ogni giorno abbiamo a che fare non ci deve travolgere. Ci deve vedere presenti perché il Signore ci vuole lì in quel momento, ma non ci deve travolgere. Le situazioni che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare le dobbiamo affrontare, le dobbiamo ragionare, le dobbiamo discutere, ma non dobbiamo farci travolgere dalle situazioni, dalle più belle a quelle meno belle, perché il nostro cuore altrimenti rischia di appesantirsi e non dà spazio a Dio. Ecco, invece il nostro cuore deve avere sempre quello spazio grande per il Signore Gesù che ci permette, restando al nostro posto, di affrontare quelle situazioni, ma con il distacco che ci dà la forza di capire che noi da soli non siamo, ma con la grazia di Dio possiamo fare tanto. Ecco, tutto questo lo affidiamo a San Donofrio e all'intercessione materna di Maria. Ecco, loro vogliamo camminare per vivere questa celebrazione del 12 giugno, ma per vivere bene ogni giorno la nostra fede. Amen.
rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di cui hai creato tutte le cose, e vuoi mandare a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistare un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusso la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce e l'inno della tua gloria. Padre onnipotente, nel
compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Grazie.
tuo nome, il nostro